quindi avevo 4, io adesso quindi 3. I messi quindi in realtà vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre, perché si sono agitate le nazioni e i popoli hanno meditato cose vane? I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. I credenti di Gerusalemme mettono... questo è il titolo. La moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse su alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Alleluia, cosa meravigliosa, che bella chiesa, che chiesa, che vogliamo tutti una chiesa così. Ma dove inizia la storia? Inizia dalla persecuzione. Sono stati messi in prigione, gli apostoli sono stati messi in prigione, grandi uomini di Dio sono stati messi in prigione e accusati e rischiavano veramente grosso, ma poi sono stati liberati, ma gli è stato comandato di non predicare nel nome di Gesù. Fate quello che volete, ma non predicate più in questo nome. Pietro dice, beh, guardate voi, diteci voi se noi dobbiamo obbedire all'uomo o a Dio. È chiaro che dobbiamo obbedire a Dio. E Dio ci ha detto di predicare, e noi predicheremo. Allora vengono battuti, e dico, speriamo, con 4 mazzate sistemiamo la cosa. E questi, dice la parola, pieni di gioia per essere stati battuti, per essere stati frustati per il nome di Gesù, per essere stati perseguitati, tornano dai loro fratelli pieni di gioia, dalle loro sorelle e dicono: ah, guardate, abbiamo i segni sulla nostra schiena, abbiamo le frustate che abbiamo preso per il nome di Gesù, siamo stati resi degni, siamo stati valutati degni da Dio di soffrire per Cristo Gesù. Wow, esattamente l'attitudine che abbiamo oggi noi nelle nostre chiese. Che bello, che nulla è cambiato in 2000 anni. Amen. E quindi questi uomini vengono perseguitati. Allora la chiesa come risponde? Preghiamo. E deve essere sempre la risposta della chiesa. Preghiamo, rivolgiamoci a Dio. E dice, alzarono la voce a Dio e dissero, concordi, alzarono la voce a Dio, riuniamoci insieme e preghiamo. C'è un problema, riuniamoci insieme e preghiamo. C'è una situazione, non sappiamo cosa fare, riuniamoci insieme e preghiamo. C'è una situazione economica difficile, riuniamoci insieme e preghiamo. Quella è la soluzione. La prima chiesa aveva capito dove era la soluzione. Si riunivano insieme, concordi in una sola mente e pregavano. Ho detto, come è iniziato tutto? La preghiera. Gesù ci ha detto, andate a Gerusalemme, riunitevi insieme e pregate e aspettate. Allora hanno fatto così, sono messi insieme, di una sola mente hanno iniziato a pregare, cioè concordi, tutti in accordo, e lo Spirito Santo è sceso. La Pentecoste
il fuoco è sceso ed è iniziata la prima chiesa. Allora hanno detto, wow, questo sistema funziona, in fondo l'avevano imparato da Gesù, che passava le notti in preghiera, che passava molto tempo in preghiera, hanno detto, se ha funzionato per Gesù, funzionerà anche per noi, e infatti funzionava per la prima chiesa, c'è semplicemente da chiedersi perché noi non lo facciamo. Se funziona, perché si prega così poco quest'oggi? Dobbiamo tornare alla preghiera. Dobbiamo tornare a pregare, concordi, in accordo, insieme. Pregare gli uni per gli altri, pregare per gli altri, pregare per la nazione, pregare per noi, pregare per qualunque cosa. Ma preghiamo, preghiamo da Dio, inizia tutto da lì. E loro pregano. E cosa pregano? Prima di tutto lodano il Signore e si ricordano a se stessi chi è il loro Dio. Dicono, Signore, tu sei il padrone di tutto. Qua, chi è in controllo noi sappiamo sei tu. Non è Erode, non è Pilato, non sono i farisei, non sono le nazioni in controllo, non sono i presidenti delle nazioni, i re delle nazioni, i governi delle nazioni in controllo, non è Satana in controllo, chi è veramente in controllo è Dio. Dio che ha fatto i cieli e la terra e ha fatto tutto e tutto gli appartiene, tutto è suo e lui decide. Allora andiamo da colui che ha la decisione. Se tu avessi accesso dal presidente della Repubblica in Italia e hai un problemino, che fai? Rinunci ad andare da lui? O rinunci a telefonargli, sai il suo numero di telefonino e sai che lui è sempre pronto a rispondere? No, perché sai che lui avrebbe il potere di aiutarti. Allora perché non vai da Dio? Perché non gli telefoni e gli spieghi a lui il tuo problema? Visto che lui ha il potere e ha la capacità di risolvere il tuo problema, di darti una mano, di aiutarti, perché il suo volere è quello di aiutarti. La prima chiesa l'aveva capito, allora dice, tu hai fatto tutte le cose, guarda, si sono riunite le nazioni, si sono riuniti i re, si sono riuniti i potenti, proprio contro il tuo unto, colui che tu avevi mandato, contro il tuo figlio. Ma alla fine abbiamo capito una cosa, che nel loro voler fare il male, alla fine hanno fatto il bene. Perché nel loro volere condannare ingiustamente e nel crocifiggere tuo figlio Cristo Gesù, alla fine hanno dato la salvezza a milioni di persone, hanno liberato l'umanità dal potere di Satana e hanno dato la vita eterna a milioni e milioni e milioni e milioni di persone. Perché? Perché tu sei in controllo di ogni cosa. Allora iniziano a pregare così, ricordandosi chi è il loro padre, incoraggiandosi, dando lode a lui. E poi quando arriva a loro stessi, che cosa dicono? Non dicono, beh, adesso Signore nascondici, adesso Signore dacci un bel locale dove ci possiamo chiudere dentro e possiamo fare i nostri culti a porte chiuse. Mi raccomando che nessuno ci veda, nessuno ci senta, siamo la Chiesa. E dacci Signore una bella struttura, dacci qualcosa, no? Che possiamo organizzarci bene fra di noi e possiamo fare la Chiesa. E forse tireremo avanti per 2000 anni. Per quello che pregano, no, grazie a Dio, non hanno pregato così. Ma come hanno pregato? Adesso Signore, dico quindi, è successo tutto questo, adesso Signore, mettiamo in chiaro le cose. Considera le loro minacce. Bello che le minacce sono state fatte a loro, a Dio dicono, Signore, considera tu le loro minacce, perché alla fine, dicono, quando minacciano la Chiesa, minacciano Gesù, minacciano Dio stesso. Quando Gesù è apparso a Paolo, che cosa gli ha detto? Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Ha detto, a te, chi ti conosce? No, io sto perseguitando questi cristiani, la setta chiamata la via. No! Tu stai toccando me, perché quando tu tocchi loro, tu tocchi la pupilla del mio occhio. No, guai a toccare i credenti, guai a toccare i figli di Dio. E quindi loro lo sanno e dicono, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza. Alleluia. Oh Signore, ci perseguitano perché predichiamo Cristo. Allora Signore, dacci di predicare Cristo. Dacci opportunità di predicare. Oh, ma sarei perseguitato così. Alleluia.
dammi di predicare, Signore, dammi di proclamare il Vangelo, dammi di parlare alle persone di Gesù. Perché fanno questa preghiera? Potrebbero dire, Signore, sono problemi tuoi, se tu vuoi salvare il mondo, salvalo. Io sto a posto, sono salvato, grazie, mi hai salvato, sto a posto, ma veditela tu, no? Potevano pensare così? Potevano dire, siamo a posto fra di noi, siamo un bel gruppetto, siamo tranquilli? Ok, rimaniamo qua, continuiamo a fare le nostre riunioni. No, dacci franchezza per predicare. Dacci la potenza per predicare. Perché pregano questa preghiera? Perché hanno capito una cosa. Hanno capito che Dio aveva dato a loro lo Spirito Santo. E per convincere le persone della salvezza ci vuole lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo passa attraverso di te. Tu sei il canale dello Spirito Santo, tu sei il portatore dello Spirito Santo, il trasportatore dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo ha deciso di usare te, di fare di te la luce del mondo. E loro avevano capito, hanno detto, Signore, se tu vuoi raggiungere quelli là fuori, abbiamo capito che tu devi usare noi. E allora noi ci mettiamo a disposizione. Eccoci qua, facci predicare il Vangelo, usaci. Usaci per portare agli altri il tuo messaggio, per portare agli altri lo Spirito Santo. E non solamente con parole, ma vogliamo qualcosa di più. Come dicevamo prima, i giovani non hanno bisogno solo di parole, ma vogliono sperimentare la potenza di Dio. E noi la potenza di Dio dobbiamo dargli, perché loro dicono... Signore, considera le loro minacce, concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano. Geburà, alleluia, la mano potente di Dio, per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Signore, non ci basta che tu ci mandi a predicare, noi vogliamo vedere i miracoli, perché Gesù ha detto che segni, miracoli, potenti operazioni seguiranno la parola. Se l'ha detto Gesù, deve essere così, perché o è così o Gesù è bugiardo. Rendiamoci conto una buona volta, perché o è vero quello che la parola dice, oppure è una grande bugia. Cosa stiamo a fare? Se è una bugia, perché stiamo qua? Ma andiamo al centro commerciale anche noi, che ci veniamo a fare qua. No, almeno nel centro commerciale quando metti i soldi ti danno qualcosa in cambio, qua metti i soldi non ti danno niente, quindi dico meno andare là, no? Invece siamo qua, perché? Perché crediamo che questa è la parola di Dio ed è la verità. Allora aspettiamoci segni, miracoli, potenti operazioni, aspettiamoci guarigioni. Aspettiamoci che la potenza dall'alto scenda attraverso noi, perché Dio lo vuole fare con noi. Questi erano uomini comuni, era la chiesa, non si dice neanche i loro nomi. Si parla di Pietro e di Giovanni, che erano stati appunto imprigionati, e dice che vanno dai loro fratelli. Non ci sono neanche i nomi, erano persone comunissime. La Bibbia non riporta i nomi di questi primi credenti, non sappiamo chi sono. Erano, uno sarà stato del macellaio, del vicolo accanto, sarà stata una casalinga, ci sarà stato un impiegato, persone comuni, con i loro lavori, con la loro vita comune. Però quando pregano dice, Signore, usaci, usaci con potenza, vogliamo vedere segni, miracoli e potenti operazioni. Quando predico a qualcuno deve essere convinto, perché tu Spirito Santo lo convincerai. Perché è scritto che tu vieni per convincere di peccato, di giustizia e di giudizio. E io so che tu lo farai, le mie non sono giusto parole. Le loro magari che dicono a me sono solo parole, ma le mie non sono solo parole. Le mie è potenza di Dio, perché io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo Gesù, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Quando noi predichiamo il Vangelo è potenza, non sono solo parole. E dobbiamo sapere che un fiume d'acqua viva uscirà dentro di noi, no? E allagherà la persona a cui stiamo predicando, stiamo parlando. Loro sapevano questo, per quello predicano in questa maniera. E infatti dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo.
e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Alleluia! Il luogo dove erano riuniti tremò. Lo Spirito Santo è reale, come l'ha testimoniato Febe prima. L'ho sentito, quando ero lì sabato si sentiva, avevo la pelle d'oca. Chiunque fosse entrato in quella sala avrebbe sentito la presenza e la potenza di Dio. Perché lo Spirito Santo si sente, perché lo Spirito Santo è reale. La prima volta che è sceso nel giorno della Pentecoste hanno sentito un grande vento impetuoso e delle fiamme di fuoco sono scese dal cielo. Questo non l'hanno visto solo i 120 che erano dentro quella sala, lo ha visto tutto Gerusalemme, il vento l'ha sentito tutto Gerusalemme, il fuoco l'hanno visto. Perché? Perché è scritto che si radunò una grande folla. Una grande folla non si raduna perché c'è una brezza che passa, no? Perché non è un po' di vento, vabbè, andiamo a vedere, c'è un po' di vento, no? Vento succedeva a Gerusalemme ogni giorno. Ma vedono fuoco che scende dal cielo, sentono questo vento impetuoso, cosa succede? Un uragano, ha preso fuoco una casa, cosa sta succedendo? E tutti sono corsi là perché stava succedendo qualcosa e 3.000 persone sono state salvate in quel giorno. Quindi se ne erano radunate anche più di 3.000 persone, perché? Perché c'è stata una manifestazione fisica, reale, dello Spirito Santo. E qui addirittura la seconda volta che lo Spirito Santo scende a riempire la sua chiesa, le mura tremano. Un terremoto, però solamente per quella casa lì. Immaginate, un mini terremoto, solo per una casa. E quando dice che le mura tremarono, pensate alla potenza dello Spirito Santo che deve avere scaricato sopra quei credenti. Se le mura, tre mura così come queste, possono tremare, immaginate cosa hanno provato loro quando lo Spirito Santo è sceso su loro. Secondo me hanno detto, adesso muoio, questo è troppo. Si devono essere sentiti la pelle che usciva fuori, proprio un'esplosione incredibile. Quella è la potenza dello Spirito Santo. Infatti erano ripieni di Spirito Santo, al di là di quello che potevano contenere. Infatti dico, dobbiamo uscire, datemi qualcuno che devo scaricare la potenza su qualcuno, magari dal primo malato che hanno trovato per strada. Immaginate la potenza di questi uomini. Avrei così quando sei carico, immaginate una batteria stracarica, no? Quando la tocchi, non senti la scossa. Questi se li toccavi prendevi la scossa. È così che lo Spirito Santo vuole fare. Quante volte abbiamo sentito le testimonianze dei risvegli? Non è così. I risvegli non iniziano con un incontro tranquillo, e arriva qualcuno, arriva, abbiamo una persona nuova oggi in chiesa, alzati in piedi, come ti chiami Giovanni, facciamo un applauso, venite in chiesa da noi, grazie Giovanni, speriamo di vederti domenica prossima. Alleluia, abbiamo avuto il risveglio nella nostra chiesa, non sono proprio i testimonianze di risveglio, si parla di potenza, potenza che sconvolge le persone, che scuote, che succedono cose straordinarie e potenti. Quello è il risveglio, quello noi dobbiamo aspettarci, perché questo è lo Spirito Santo. E per fare questo Dio vuole usare te. Non dobbiamo aspettare un altro, non dobbiamo aspettare altri. Noi siamo quelli che il Signore vuole usare. Allora preghiamo anche noi questa preghiera. Preghiamo che il Signore usami. Usami con potenza, dammi di vedere i malati guariti, dammi di vedere la potenza quando parlo alle persone che si accorgano che c'è qualcosa di straordinario in me. Dammi questo perché quello che la tua parola dice e io lo credo. E tu mi hai detto semplicemente di credere. Usami Signore, usa me. In Marco capitolo 11, versi 22 e 23, Gesù rispose e disse loro, abbiate fede in Dio. Marco 11, 22 e 23. Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede quel che dice avverrà, gli sarà fatto.
ci sono dei monti. Il nostro problema è che ci sono delle montagne. Quando noi ascoltiamo questi messaggi e sentiamo queste cose, crediamo queste cose, vogliamo iniziare a uscire fuori e a farle queste cose. Ma poi incontriamo le montagne. Perché è vero, là fuori ci sono le montagne. Ci sono le montagne delle impossibilità, sono le montagne degli ostacoli. Domani hai i conti da pagare, domani c'è l'altro problema, c'è questo, c'è quello. Ci sono le cose là fuori. Viviamo in un mondo reale. Ma Gesù ci ha detto che se noi abbiamo fede in Dio, cioè se crediamo in Dio, le montagne possono essere rimosse. Amen. Le montagne della tua impossibilità, incomincia a ordinargli di rimuoversi. Oh, diventa un Zerubbabel. Tu devi diventare un Zerubbabel. Sai chi era questo Zerubbabel? Zerubbabele. In Zaccaria capitolo 4, verso 7. Zerubbabele è quello che dice: chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zerubbabele tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. Alleluia. Comincia a dichiarare anche tu. Devi vederti come Zerubbabele, che era stato chiamato fuori da Babilonia per tornare a Gerusalemme, ma sulla strada da Babilonia a Gerusalemme c'erano tante montagne. E allora lui cominciava un po' a preoccuparsi, come facciamo a passare questa montagna, poi ce n'è un'altra, e poi ce n'è un'altra, e cominciava a pensare mentre camminava verso Gerusalemme col popolo di Israele che tornava, cominciava a pensare: ma sarà difficile, ci sarà questo, ci sarà quello. Allora arriva il profeta Zaccaria e gli dice: ehi, ricordati chi sei. Sei stato chiamato dall'Eterno, sei stato chiamato da Dio a fare quello che stai per fare. E allora se trovi qualche montagna, tu devi dire a quella montagna che deve spostarsi e gettarsi nel mare. E Dio vuole che capiamo la stessa cosa anche noi. Dio dà un proposito per la tua vita, ha uno scopo per la tua vita, ed è uno scopo grande, ed è un proposito grande. Dio non vuole piccole cose per te, perché le piccole cose le sai fare da solo. Lui vuole grandi cose per te che tu non potresti mai fare da solo. Così che allora dovrai metterti in ginocchio e dire: Signore, aiutami. E Dio ti dirà: certo, dia quella montagna di andare a buttarsi nel mare. E si dice: chi te l'ha detto? Dici: me l'ha detto il mio papà. E quindi devi andare a buttarti nel mare. E quello se ne andrà, l'ha detto Gesù. Ha detto Gesù: se tu hai fede in Dio, di a quella montagna, togliti di là e gettati nel mare. E vedrà che avverrà. E gli impedimenti, non dobbiamo lasciare che gli impedimenti ci fermino dal proposito di Dio. Gli impedimenti non devono fermarci dal proclamare l'Evangelo di Cristo Gesù. Gli impedimenti non devono fermarci da fare delle chiese più grandi ancora di quelle che ci sono in Indonesia. Non è possibile che in Indonesia ci siano chiese più grandi di quelle che ci sono in Italia, congregazioni più grandi. È così in Africa, è così, a quanto pare dovunque vanno, vedo chiese enormi, poi torniamo qua e siamo dove siamo. Non è possibile, dobbiamo dire basta Signore, non è possibile che questo continui. Vogliamo vederle anche noi, queste cose meravigliose. Allora le montagne devono andare a buttarsi nel mare e dobbiamo iniziare a camminare nella potenza dello Spirito Santo. Allora iniziamo a pregare, a continuare a chiedere queste cose a Dio. Alleluia, noi dobbiamo pregare per la salvezza dei credenti. Adesso vi spiego un po' come dobbiamo pregare. Dobbiamo pregare prima di tutto per noi stessi. Vedete, tante volte noi, il nostro problema è quello, preghiamo per gli altri, preghiamo per la persona da essere salvata, no? Ma loro quando pregarono, pregarono per se stessi. Cioè, Signore, dacci a noi l'audacia, la capacità e la potenza di predicare il Vangelo e di fare miracoli. Quindi prima di tutto prega per te stesso. Se c'è un posto dove puoi essere egoista, è lì, nella preghiera.
nel cercare lo Spirito Santo, nel volere la potenza dello Spirito Santo per te, perché così tu possa diventare lo strumento per gli altri. Allora prima incomincia a pregare per te stesso, comincia a pregare che Dio ti riempi, che Dio ti usi, che Dio faccia cose straordinarie, di grazie per quello che hai fatto fino ad oggi, ma non mi basta, voglio di più. Voglio di più. Non è possibile che tu mandi il pastore Claudio in Indonesia e in Africa, ci voglio andare anch'io. E se hai voluto mandare lui, non vedo perché non puoi mandare anche me. Hai ragione a pregare così, perché è vero. Se hai voluto mandare me, perché non può mandare anche te? Lo può fare. In luoghi ancora più lontani, ancora più grandi di quelli dove posso essere andato io. Intanto se tu vai in quelli io andrò in altri ancora più grandi. Dobbiamo avere questa concorrenza tra di noi ed è meraviglioso. Dobbiamo aspettarci che Dio ci usi, aspettati che Dio ti usi. E quindi comincia a pregare per te, dici Signore voglio fare cose grandi. Poi incomincia a pregare per le fortezze che cadono, le montagne. Un altro modo di chiamare queste montagne è le fortezze che si elevano contro l'Evangelo di Cristo Gesù. Ovviamente quando andiamo a predicare l'Evangelo troveremo davanti delle montagne, troveremo davanti delle fortezze, delle barriere, i preconcetti nella persona, le idee che loro hanno, la loro religiosità e tutto il resto sono delle fortezze che il nemico ha costruito nella sua mente. Allora comincia ad abbatterle, comincia a pregare che cadano. Che cadano a terra una dopo l'altra e cadranno. Via quelle montagne, rimuoviti. Se una persona a cui vuoi andare a parlare di Gesù, a cui vuoi predicare il Vangelo, comincia a predicare, io rimuovo e dico a questa montagna, esempio una persona religiosa, a questa montagna di religiosità, vai a buttarti nel mare. Una persona logica, no, razionale, montagna di razionalità, vai a buttarti nel mare. Qualunque vedi che sia la montagna che ferma questa persona da vedere la luce, digli di andare a buttarsi nel mare. Paolo dice in 2 Corinzi capitolo 4 verso 3, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli al quale il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo Gesù, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore. E quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. E vediamo che Paolo dice, la loro mente è velata, hanno un velo, non riescono a vedere la luce, allora dobbiamo pregare che questo velo venga rimosso, questa fortezza cada, questa montagna si butti nel mare, chiamiamola come vogliamo, ma quello è il principio. Allora dopo aver pregato per te, prega per rimuovere da loro questi ostacoli, questi impedimenti. E dopo, quando è stato rimosso, allora prega che il loro cuore sia pronto, che sia pronto il buon terreno perché entri il seme e possa produrre frutto. Allora puoi iniziare a pregare per quella persona. Allora prega che sia pronto il cuore per ricevere. E poi andrai a predicargli il Vangelo perché tu sei pronto, lui è pronto. E la salvezza a quel punto opererà sicuramente. Lo Spirito Santo attraverso di te lo convincerà di giudizio, di giustizia, lo convincerà di salvezza, che c'è solo un Salvatore che è Cristo Gesù. E questo è la nostra aspetto. One purpose.